E benvenuti a un nuovo episodio della carriera FIFA 20 col Macclesfield. Vediamo che sono saliti i nostri giovani Clark e Hill. Hill 59, Clark 52. Bene, attualmente siamo primi a 3 punti sopra il Wigan e 6 punti sopra il Barnsley, a 11 partite dalla fine. Adesso giochiamo contro il Bradford City, la squadra di metà classifica. Intanto Niawa vorrebbe giocare. Oh, vediamo, vediamo. Oh, Lewis a 71 è arrivato. Giochiamo in Match trasferta attesissimo per entrambe le contro il tifoserie, questione Bradford di City. attimi prima del calcio d'inizio. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, accanto a me Stefano Nava. Il Guarda che campionato con è il grande noi è protagonista salita quest'oggi. Vi dalla aspetto una partita lettura fantastica, inglese. Stefano. 3 punti in palio. È in buona posizione. Perdono palla banalmente. Intuisce Bravo. le intenzioni e ferma il passaggio. Pallone invitante. Ah, Conclusione da dimenticare questa. Caricava troppo. Scarsa coordinazione, postura del corpo. Va con il possesso palla. Può colpire da lì. Posizione ideale. Attenzione perché è pericoloso. Ruba bene palla all'avversario. Ecco, buona l'idea qui. Oh. Nessun problema Buona con i volta. favoriti, incontrando più difficoltà del previsto a fare breccia nella difesa avversaria, come dimostrano i numeri. Devono fare qualcosa di più se vogliono vincere. Palla molto interessante. Miracolo del portiere Grande portiere che in smette il tiro qui. Grande palla, se la porta avanti può Stevens. Non Para il trattiene, portiere, peccato. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Vediamo cosa inventa si ora. Gira Ma non far partire il peccato tiro. C'è la parata sicura del niente portiere che blocca il pallone. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. 2 minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Può ricevere la posizione interessante. Ci mette il corpo. E c'è la conclusione. No. 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono d'accordo, no, Pier, non stiamo è solo giocando questione bene. Di tempo, già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano agli spogliatoi, 1-0 alla fine. Comincia ora il secondo tempo. Nuove energie. Bisogna fare i conti con la stanchezza Ma per dai! arrivare in fondo senza Mamma benzina. mia. È arrivata la conferma Grande che tutti Steven. Stavano aspettando e che mette dunque fine alle molte voci degli ultimi lui. Giorni sul futuro del giocatore. Un buon acquisto cercato. Prova la Grandissimo. Siamo di nuovo in parità grazie a Oh, questa sa, devi. Non 1-1. Non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Bella questa palla di tacco Un po' dietro. Sorpresa, riescono a trovare il gol con i loro avversari che sembravano in pieno controllo. E questa è l'ennesima dimostrazione che nel calcio è fondamentale saper sfruttare anche l'unica occasione che ti capita. Siamo di nuovo Ci sono metri a disposizione. Eccolo Gnawa. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Ci prova, peccato. Grande intervento del portiere. Occhio a questo calcio d'angolo, sono a caccia del gol del vantaggio. Parata straordinaria, come un gol. Può colpire da lì. Può far male da lì. No. Portiere che smetta la conclusione, interrompe bene l'azione intercettando il lancio.
qui a smarcarsi. No, pallone filtrante. Dai, il gol del vantaggio. Mamma mia, la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere. Mamma mia, chi ci sta? Pallone invitante. Trova la botta. Palla ancora. Grande lì. Portiere. Di nuovo il portiere, non è finita però. Oh. Questa è facile, quella di qualche istante fa. Questo è il momento, qui si può fare la storia. E allora palla molto interessante. Non male. Tiro completamente fuori misura. Manca Matteo. 60 secondi al 90esimo, Pier. Mamma giro mia. Bene Matteo. Ma che miseria oggi. Grazie ovviamente. Richiamaci se ci sarà la novità. Può andare al cross. La potevi pure super bloccare. Qui, l'alza su. Va buona. Attenzione a questo corner, hanno la possibilità di chiuderla. Occhio al cross in mezzo. Finisce la gara. Andata male questa partita qua. Sperando mi sono fermate anche le altre. Sale Thomas a 68. Dopo questa sconfitta in attesa contro il Bradford. C'è il, ovviamente, il resoconto dei giocatori. Potenziale 73-79 per Morgan Hill e 80-86 per Dylan Clark. Sì, ma quando si sveglia sto ragazzo? Ci siamo contro il Blackpool. Sanen finalmente sale a 67, 7 a pari con Mokeke, può diventare tranquillamente il titolare. Bene. Matto qui, Blackpool. Prima del calcio d'inizio, Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi salutano e vi augurano un buon divertimento. Si gioca per il campionato per i 3 punti, sfida che offre diversi motivi di interesse. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiare loro oggi dopo la sconfitta rimediata nell'ultima trasferta. La loro classifica ha assunto sicuramente contorni più interessanti dopo quel risultato. Occhio al pallone per il eccolo che era il Sobrivia. 1-0. Non si smentiscono. Hanno l'attacco più forte del campionato e lo stanno dimostrando. Benissimo. Anche oggi siamo sbloccata con Geralt Obivia. E qui possiamo ammirare tutta la sua abilità per questa prodezza personale. Ha trovato campo davanti a sé, ne ha approfittato, si è involato, vola come il vento. Può colpire da lì. Ecco il momento di Geralt. Ah, non è riuscito a darmi in mezzo rigore, calcio di rigore. Incredibile, non mi aspettavo questo calcio di rigore. Il fallo da rigore mi è sembrato netto. Mi raccomando, in questa occasione poteva stare qui, credo anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andare via. Ottimo, non sbaglia dal dischetto. Bravo Arcibaldo, 2-0. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Precisa conclusione. Occhio, fermalo. A metri per correre. Può cercare il cross. No, ferma questo. Oh, non era fuori gioco lì. Va boia. 2-1. Aglia. Non ci voleva proprio questo gol qua. Cinici nello sfruttare questa occasione. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco. Cerchiamo di mantenere questo vantaggio. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Ah, si sono scontrati, no. Possesso palla per gli avversari. Buon movimento di squadra. Lo vede. Continua ad avanzare. Ward. Efficace qui. Ward. Punta l'area.
guardo l'occasione. No, ecco qua. Era nell'aria, era nell'aria. Cambia la storia del match. Sono di nuovo in parità. Finale di match. Non ho scattato più. Mi sono fatto giocare in due gol. Match davvero spettacolare. Per il tifosi dei Trani. 2-2 il risultato. Dai, mamma mia. Quarto uomo esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. Recuperano il pallone. Niente. Arriva il 2-2. Gara che si chiude col risultato. Tre punti con le altre due squadre che praticamente siamo quasi da 53 punti. Ora giochiamo con il Rocco, proprio da Sudafrica, voglio dobbiamo giocare con Rochester e l'università che fa queste partite senza vittoria. Alla febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio, ancora pochi istanti e si comincia. Un saluto a tutti da parte di Piero Gimbardo, con me c'è sempre Stefano Nava, il campionato dai, grande protagonista quest'oggi. Mi aspetto un match giocato su ritmi elevati. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. No, mamma mia, cominciamo buone pure questa. Mamma mia. Ok. Ce ne stiamo scendendo come le pere cotte. Signore, la messa, conclusione imparabile da pochi passi. Bravo a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto e freddo al momento di concludere a rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Azione, attenzione, c'è Steve, 1-1, subito, si pareggia subito con Stevens, grande giocata, grande azione, tutto filtrante. Splendida la loro reazione, hanno trovato il gol. Eh sì, hanno segnato subito, la prima occasione utile. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Sante. Respinge il difensore. Buona, ok. Vai avanti, Osadebi. Possibilità di contropiede. Prova a sfruttare bene il campo. Ok. Posizione ideale. Ottimo questo inserimento. Stevens. Stevens. Lewis. Dovevano sfruttare meglio questa ripartenza. Peccato per loro. Annie. Vai, sbaglio il passaggio, misura, vai. Recuperata senza problemi. Bravo, non fa niente. Attenzione perché è pericoloso. Lo vede. Prova si trova. Ah, peccato, esterno della rete. È mancato solo un po'. Azione interessante questa, attenzione. Fallo. Intervento duro, mi aspetto un giallo. E non arriva il giallo, ma non fa niente. Voleva prendere la palla. Che adesso ci pensa Archibald. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto. Ah, brutta. Conclusione che non crea brutta problemi pizza. Al portiere. No. Legge bene la traiettoria qui. Va bene, dai. Domanda alle squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. È presa, ancora. Bravo. Vediamo cosa inventa ora. È passato Steven. Possono passare in vantaggio. Occhio mio, appena entrato. 2-1.
l'abbiamo rimontata, dai ragazzi, andiamo a palo rete e via. Palo gol, niente da fare per il portiere, difficile arrivare su queste conclusioni, è stato bravo e fortunato qui l'attaccante a trovare proprio l'angolino. Il punteggio adesso è di 2-1. Eccolo. Avanza sulla tre quarti. È in buona posizione. No! Occhio al tiro. No, mamma mia. Evidentemente erano ancora ci testa. Mi ci metto anche io. Del vantaggio, un calo di concentrazione che si è rivelato fatale. Hanno saputo rispondere subito con un gol a quello degli avversari. Si sono persi danni. Subito sull'acceleratore. Pallone interessante. Ci è arrivato Stevens, 3-2. Che partita rocambolesca questa, mamma mia. Gol di vantaggio è un po' troppo poco. Sempre 1-2. Quanto manca da giocare? Mi prendono a memoria Stevens. 3-2, partita molto. Segniamo a no, la passaccia, bravo portiere. Portiere che spetta la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. Metti in area. Corre rischi, sceglie. Buona portiere. Può ricevere la posizione interessante. Sicuro? L'aperto del portiere. Ottimo, che va calma portiere. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. E poi la dà loro. Può calzare in mezzo, ottima lettura, recupera il pallone, attenta qui la difesa, allora. Vai Ottane, in avanza tu, possibilità di contropiede, attenzione, prova ad ascoltare bene il campo, possesso gestito male, buono il recupero, occhio, ultima azione, può essere l'ultima occasione per il pari. È finita 3-2, che partita rocambolesca. Dopo questa partita direi che può finire l'episodio. Ciao da Santi 2087. C'è certamente buon sangue, doppia lunga.